ero molto emozionata, emozionata perché, come ti ripeto, era il mio primo lavoro, perché vabbè, 6 mesi da part-time, ma non erano proprio... E quindi ero molto, molto emozionata. Poi, conoscendo, ecco, i colleghi, mi sono rilassata subito perché erano persone molto alla mano e che comunque mi hanno accompagnato, mi hanno aiutato a... nel lavoro che dovevo svolgere. Sì, avevo avuto un'altra esperienza, un lavoro part-time presso un'agenzia di assicurazioni e poi sono approdata qua in Valsir dove sono tuttora. Io quando ho iniziato eravamo in ufficio, eravamo in 4 persone. Orietta, io, Alessandro e Francesco. Poi c'era la parte amministrativa che veniva eseguita in un altro Fondital che era seguita da Beretta e da Silvana e poi c'era il direttore commerciale che era Bettinsoli. All'epoca era direttore commerciale in Fondital e poi pian piano ha iniziato anche con Valsir e successivamente è stato trasferito qui in Valsir. Era un lavoro molto molto manuale, lontanissimo da come lavoriamo oggi. La mole di lavoro di oggi è impensabile gestirla come si faceva 30 anni fa. Non, Allora, io sono sempre venuta qui in Valsir, serena, ho sempre trovato comunque un ambiente. Disponibile, parlo dei colleghi, mi sono sempre trovata bene, sono stata fortunata, non lo so, conta molto comunque, la redditività di una persona conta molto anche se l'ambiente è così, se ti trovi bene, perché altrimenti non, la resa non è al 100%. Arrivata in Valsir, che eravamo appunto in pochi, e il cambiamento l'ho vissuto anno per anno. Io non mi sono, cioè, adesso è comunque un'azienda solida, importante, grossa, però non mi sono accorta di questo cambiamento perché è stato comunque una cosa graduale. Ogni anno c'era qualcosa di nuovo e comunque sono fiera di poter lavorare ancora in un ambiente così, un'azienda solida e che dà sicurezza e sono fiera. Che non ti rendi conto del tempo che passa, poi quando lo vedi dici, caspita, ma come sono arrivato qui? È innanzitutto la disponibilità. Il dovere, perché comunque in un'azienda devi il dovere di lavorare e farlo anche bene, meglio possibile. Sono partita da comunque un ufficio spedizioni, poi sono approdata nell'ufficio commerciale vendite. Mi piacerebbe un attimino vedere anche com'è. L'ufficio amministrativo, non ci ho mai lavorato, ma era una curiosità mia per avere poi una formazione completa. Bellissima e emozionante perché comunque ero stata anche premiata per i 20 anni dell'azienda e è un bel ricordo. Anche perché poi quando si organizzano questi eventi si organizzano proprio in grande stile, quindi bellissimo. Sicuramente un'avventura. Dinamica, veloce, solida e comunque molto, molto legata anche al dipendente, alla figura del dipendente. Viene valorizzata, è uno scambio equo, un dare e ricevere. Se tu dai, ricevi anche. Sì.
Sì, io mi ricordo la crisi finanziaria 2007-2008, eravamo in un ufficio spedizioni, ero nell'ufficio spedizioni e eravamo stati convocati da Nivoli Andrea, appunto, che ci dava questa notizia che c'era questa crisi, anche l'azienda iniziava a risentirne. Sono iniziate un po' di preoccupazioni, perché se inizia poi a mancare il lavoro, inizia a mancarti la sicurezza, la tranquillità. Comunque anche noi a livello di ufficio spedizioni, per poter tenere coperto tutto l'orario dell'ufficio, perché all'epoca si caricavano camion anche oltre l'orario di lavoro, e quindi per un evitare di fare orari extra lavoro, ci eravamo organizzate per ricoprire l'orario fino alle 7 la sera, alle 19, fino alla sera, quindi si entrava più tardi il mattino e a turno noi colleghe coprivamo tutta la giornata, ma senza comunque fare orari extra. Sì, quella, adesso non mi ricordo esattamente le parole, però quella che dice che anche se sbagli, puoi comunque recuperare. L'errore fa parte della formazione della persona. Se non sbagli, tante volte gli errori servono a migliorarti. Quindi questa è la frase che preferisco. Io lo vedo ancora così, cioè. Ogni anno comunque ci saranno delle innovazioni, perché è anche quello che comunque chiede il mercato fuori. Se vuoi comunque rimanere nel mercato, devi adeguarti, rinnovarti, e quindi Valsir sicuramente rispetterà questa richiesta, sicuramente sarà sempre un'evoluzione continua. Ma sicuramente bisogna sempre migliorarsi, bisogna un attimino anche accogliere le critiche che sono costruttive, le critiche che ti vengono fatte dall'esterno, che sono quelle che ti aiutano poi a migliorare. Quindi sicuramente ci sarà qualcosa da migliorare ancora. All'inizio mi faceva molta soggezione. È una persona comunque molto carismatica e mi ricordo che il mattino passava sempre dal nostro ufficio, buongiorno, ci sono ordini, ci dava comunque sempre il saluto e poi faceva il giro nello stabilimento. Perché l'azienda è formata da collaboratori, è bello comunque sentire anche l'opinione di tutti questi. Per me sì, sono interessanti, sono utili.